Alessandro Piana ha retto la regione Liguria in questi mesi e è stato riconosciuto, oltre al suo risultato politico, vicepresidente. Soddisfatto ovviamente? Sì, soddisfatto. Intanto vorrei ringraziare la mia segreteria politica, il mio segretario, il viceministro Edoardo Rixi e il presidente Marco Bucci per la fiducia che hanno voluto attribuirmi anche in questo mandato. Poi vedremo in corso di mandato come evolveranno le cose, però sono particolarmente felice per intanto ritrovare le stesse deleghe e di conseguenza anche lo stesso personale che ho lasciato in questi mesi. E ci attendono nuove sfide importanti, non vedo l'ora di cominciare a sedermi al tavolo con le associazioni di categoria che rappresentano la regione maggiormente per affrontare le sfide che ci sono. Manterrà anche il ruolo di consigliere? No, il presidente Bucci a riguardo è stato molto esplicito e chiaro, così come lo era stato precedentemente Toti, sul fatto che diventa quasi improponibile riuscire ad essere presenti nelle commissioni consigliari e portare avanti tutte quelle materie di cui ognuno si è fatto carico in questi giorni. Quindi sarà essenziale ovviamente dimettersi per poter essere maggiormente attivi sui tavoli regionali che ci riguardano. Dottore Scaiola, riconfermate le sue deleghe, alle quali si aggiunge quella dei trasporti, che è importantissima per la Liguria. Sì, una delega importante, quella dei trasporti, anche perché si lega molto al discorso delle infrastrutture, che certamente necessitano un miglioramento in Regione Liguria, perché dobbiamo aiutare chi vuol venire in vacanza da noi, ma anche le imprese che lavorano sul nostro territorio. Poi ovviamente si parla di treni, si parla di aziende, si parla di tante cose. Ovviamente sono felice di iniziare questa quarta legislatura, sono il più anziano di legislature all'interno della Giunta e del Consiglio, porterò la mia esperienza su tante deleghe difficili, d'altronde ho sempre avuto deleghe molto impegnative, molto tecniche, che però hanno dato al sottoscritto grande soddisfazione, ma anche alla Liguria grandi opportunità. Pensiamo semplicemente all'urbanistica, alla rigenerazione urbana, alla riqualificazione del nostro paesaggio, al miglioramento del territorio, ma anche al tema legato alla formazione professionale, che non ho più come delega, ma che ho l'onere di occuparmi della programmazione del Fondo Sociale Europeo, di come utilizzeremo le tante risorse, oltre 200 milioni di euro a nostra disposizione, per dare opportunità di lavoro ai giovani, per dare opportunità anche ai meno fortunati attraverso il sociale, e ci stiamo anche studiando qualcosa per i trasporti proprio attraverso anche il Fondo Sociale Europeo. Tante cose, tanti impegni come sempre, le deleghe crescono, la fatica pure, ma anche tanta motivazione a fare bene. Porterà con lei in consiglio anche Chiara Cerri? Beh, certamente, noi abbiamo previsto di dimetterci, quindi Chiara Cerri avrà certamente un ruolo importante, si aprono le porte per lei anche della presidenza di una commissione molto importante all'interno del Consiglio, una squadra del Ponente Ligure che vuole lavorare bene per il territorio. Luca Lombardi, assessore regionale per il in quota Fratelli d'Italia, porta con sé la delega del turismo da una città, la sua, che è quella del turismo. Turistica. Per antonomasia. Allora, il PIL ovviamente regionale è mosso anche da questa importantissima voce che è il turismo, che viaggia tra il 7 e il 10%. Ovviamente occupa una valanga di persone, crea ovviamente ricchezza e da opportunità. Nella regione più bella d'Italia, col clima migliore d'Italia, con le possibilità migliori d'Italia. Cosa porterà della sua esperienza sanremese a Genova? Guarda, uno dei primi atti che valuterò è l'accordo ovviamente con la RAI per la promozione della regione Liguria all'interno del Festival di Sanremo. Con la sua entrata in giunta, quindi nel governo regionale, entrerà anche Veronica Russo nel Consiglio? Esattamente. Quindi un altro imperiese? Esattamente, che è già di esperienza, ha già fatto bene nei passati 5 anni, 4 anni, e benvenuta.